La mia carriera inizia in una fabbrica di scarpe, imparo a fare il calzolaio e a 20 anni, che sono modellista, dopo aver passato tutte le traversie della scarpa, divento designer. E cerco di cambiare un po' il mio modo di pensare, perché imito i designer dell'arredamento e anche un po' quelli dell'abbigliamento. La mia ricerca nei materiali è sempre abbastanza molto esasperata, infatti forse è stata la cosa che mi ha premiato più di tutti, perché quando io nel 1980 metto la mia azienda, cioè l'Armando Pollini Design, ho già una grande capacità di usare nuovi materiali per fare le scarpe e trovo in quegli anni l'elastico. Lo chiamo Elast, è un materiale stretch che mi permette di fare delle scarpe come se fossero dei guanti, si infilano sia gli stivali che gli stivaletti che le scarpe montanti, quindi ho un grande successo in questo momento sia per il mio minimalismo, sia perché il mio colore nero è importante, cioè il colore che preferisco, e ha un grande effetto di praticità. Quindi la mia carriera si conclude in un certo senso metà anni 2000, nel 2003, ma praticamente il materiale, la ricerca di materiale è stata la mia grande importanza come designer. A questi ragazzi vorrei insegnare che la ricerca dei materiali, come la ricerca, il modo di vedere sia l'arredamento che l'abbigliamento, si possa diventare designer di calzature leggermente diversi da altri, ma comunque sempre estremamente positivi.